Giornata d'Angelo e la commovente intervista a Verissimo di Silvia Toffanin. Sabato 16 febbraio Anna Tatangelo è stata ospite a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin la cantante di Sora ha raccontato la sua esperienza al Festival di Sanremo 2019 rivelando di essere stata molto emozionata. La compagna di Gigi D'Alessio ha spiegato che i momenti più emozionanti sono stati legati ai ricordi di quando ha partecipato per la prima volta alla Kermesse Canora insieme al papà e dei dialoghi con il figlioletto Andrea. Quest'ultimo le ha detto di essere fiero di lei e ha spiegato di come il ragazzino sia abbastanza geloso della madre. L'artista frusinate ha risposto anche alle polemiche dei giornalisti sul fatto che il suo brano sanremese sia stato considerato trash. A quel punto la Tatangelo ha ribadito che a lei non interessano le votazioni o le pagelle, ma solo l'affetto del suo pubblico che la segue da ben 17 anni. Punto Anna Tatangelo, e il commento vergognoso su Instagram sulla cantante, e il figlio Andrea D'Alessio. E a proposito del figlio Andrea avuta dalla storia con Gigi D'Alessio, alcune ore fa Anna Tatangelo ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae insieme a lui. I due sono sdraiati sul letto, e per non mostrare completamente il viso del minorenne, la cantante ha messo due emoticon sugli occhi. Nel dettaglio l'artista di Sora è sotto ed indossa una canotta anche se sembra non avere nulla addosso, mentre il piccoletto sopra che abbraccia affettuosamente la madre. Naturalmente lo scatto in questione ha ricevuto migliaia di like e commenti, tra cui uno davvero offensivo e fuori luogo. Un utente ha detto che a primo impatto le sembrava una foto porno. Ovviamente l'internauta è stata sommersa di critiche e di parolacce. Ecco il commento in questione su Instagram.